Dopo la festa di compleanno, Tommaso Zorzi e Michel si sono incontrati col nipotino Cesare, ma sono rimasti bloccati nel traffico a Milano. Ore di sonno? 45 minuti. Questo ci fermerà dall'affrontare la giornata odierna? No. Allora, oggi in realtà non si festeggia, me perché vado a fare una cosa un pochino più importante. E cioè, si festeggia anche me. E nulla, sta arrivando il reel, oggi il pubblico il reel del compleanno e poi ci facciamo due chiacchiere su ieri sera perché è stato veramente un momento molto molto figo. Ed è sempre così quando vuoi uscire da Milano per andare a spupazzare il tuo nipotino, guarda. Olè, evviva, evviva lo sport! Evviva lo sport, dai, mandare un po'. Aspetto! Quanto durerà questa staffetta? Aiuto, non mi fanno uscire da Milano! Ed ecco che anche la nonna Ineke, la bisnonna Ineke, ha dovuto affrontare un chilometro a piedi per venire qui e raggiungere suo nipote. Auguri, Tommy! No. Ciao! Ciao! Che stronzata. No! Ma non si dice così! È la maratona di Milano! Sì, stronzata. Sono tornato. Domani vi parlo bene della festa, è stato un momento incredibile, c'è un sacco di emozioni. Ho duettato con Marcella Bella, che come sapete era un mio sogno sul mio pezzo preferito di Marcella Bella, che sapete perfettamente essere canto straniero. La cena era incredibile, un allestimento della Madonna. E nulla, ho festeggiato i miei 28 anni. Ora il problema è che non so più cosa inventarmi per i 30. Cioè i 30 l'asticella è un po' alta, quindi devo iniziare tipo adesso a organizzarli. Detto questo, oggi ho conosciuto mio nipote Cesare e ho pianto tutto pomeriggio. C'è stato veramente un bellissimo compleanno. Cioè sono proprio un ragazzo fortunato. Ho ricevuto un sacco di amore dai miei amici, un sacco di amore da Auri. E nulla, sono molto contento, cioè non potevo chiedere due giornate migliori. E non è finita qua perché domani mattina vado ad Amsterdam. Ieri sera abbiamo preparato degli hangover kit da consegnare agli ospiti prima di andarsene con la cinica, con un mini spumone, un mini olio denso, vabbè, il famoso pan di microfibra e il burro cacao per, come dire, sciacquarci di dosso la serata con una doppia detersione, quindi sia con lo spumone che con l'olio denso. Secondo me è una figata d'idea perché veramente la serata di ieri mi ha messo a dura prova e la sveglia di stamattina alle ore 8:30 forse ancora di più. Conclude il kit il brightening eye mask che ti toglie proprio tutto, anche perché io domani mattina parto per Amsterdam e vorrei arrivare senza dare l'impressione di aver fatto la guerra del golfo durante il weekend, e quindi la combo di questi prodotti dovrebbe, come dire, giocare in mio favore. Bella lì.